sentenza di condanna di Rudy Gedè lo vede in concorso con Ignoti, no? E quindi almeno... Cioè nel capo di imputazione sono indicati, lei capisce, lei si rende conto, il processo è unico davanti al GUP, in concorso con una manda è sollecito. Quindi lui sceglie l'abbreviato, ma il capo di imputazione rimane quello, non è che... Il capo di imputazione è rimasto fino alla fine quello, in concorso con Amanda e sollecito. Poi questa assoluzione è diventato ignoto di cui parleremo. Perché Amanda e sollecito sono stati assolti. Sì, sì, diventati assolti ex articolo 530, secondo comma, poi ne parleremo di questa cosa. E però ecco, l'imputazione originaria è quella. Ecco. E quindi, non c'erano altri soggetti. E quindi allo stato attuale, così una domanda un po' che si pone il pubblico comune, no? E dovrebbe essere aperto il caso, perché... No, il caso è chiuso per lui. E queste però, sono le... Queste sono, questa è una contraddizione. È la contraddizione, però questa è la norma. La norma, noi dobbiamo applicarla. Io posso essere... Posso... No, posso criticare... Posso criticare questa... questa disciplina, cioè in questi casi certo questa scelta del rito abbreviato da parte di Rudy ha privato il processo di una possibilità di approfondimento, che perché lui in questo modo dice voi decidete su di me allo stato degli atti. Quindi tecnicamente non sarebbe neanche in un futuro più... No, lui è condannato ormai. No, dico il caso in generale, questa... L'indagine su questi ignoti non può essere... L'indagine su questi ignoti può essere sì, ma bisogna che si trovino questi ignoti. Assolve entrambi gli imputati dai reati loro scritti ai capi A, B, C e D. Questo non so se l'hanno capito, non l'hanno detto. La sentenza della Cassazione, quinta sezione, dice tutta una serie di cose, dice anche... diciamo entra nel merito, è un po' mi ha lasciato effettivamente perplesso, io non ho mai visto una sentenza di Cassazione che entra nel merito in questo modo, però dice Amanda con certezza conclamata, usa questo termine, era nel luogo e nel momento del delitto e si è sporcata del sangue della vittima, sollecito quasi certamente. In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise d'Appello di Firenze, nel procedimento penale contro Nox Amanda Marie, sollecito Raffaele, ridetermina la pena inflitta a Nox Amanda Marie complessivamente in anni 28 e mesi 6 di reclusione. Conferma nel resto l'impugnata sentenza. C'è un altro discorso, che qui c'è una... il percorso viene completato in relazione alla sentenza di Perugia, con la Cassazione che annulla l'assoluzione, dicendo, contestando errori e su errori compiuti dai giudici dell'appello perugino e dai periti dell'appello perugino. Quindi l'assoluzione è stata cancellata, non è che poi l'altra sentenza può riformare una decisione della Cassazione. La sentenza della Cassazione è definitiva, quindi l'assoluzione non c'è più. Parliamo della terza sezione. Aspetta, la prima sezione. La prima sezione annulla l'assoluzione che quindi non c'è più. La quinta doveva pronunciarsi sul rinvio, pronunciarsi sulla sentenza del giudice di rinvio a cui la Cassazione, prima sezione, aveva rimesso gli atti praticamente. Annullato con rinvio e l'ha trasmessa a Firenze, che è la sede dove si svolgono i processi di rinvio di Perugia. E invece la quinta sezione ha annullato anche la condanna. Quindi c'era una condanna nel merito che era primo grado Perugia, secondo grado Firenze, che è stata anch'essa travolta. Non c'è più né una assoluzione nel merito né una condanna nel merito. E ci sono due sentenze della Cassazione che uno fa con tutta la buona volontà, mi paiono non particolarmente in sintonia, anche perché poi ci sono anche delle considerazioni critiche che la quinta sezione fa nei confronti della prima. Mm-hmm.
cui, che sono però due sentenze definitive. Certo. Per favore, silenzio, silenzio per favore, silenzio. Indica per il deposito della motivazione il termine di giorni 90. L'udienza è tolta. Questa vicenda mi sono trovato alle prese, perché normalmente uno ha un fatto processuale, si svolge in un ordinamento italiano che ha le sue regole, nessuno le mette in discussione, uno può condividerle o meno, però noi magistrati le dobbiamo applicare. In questa vicenda c'è stata una difficoltà, non so come definirla. Ci siamo trovati di fronte un mondo che io non lo so, se non riusciva a capire. Poi sono, tutto sommato, sono regole processuali più o meno dell'Europa continentale, è la tradizione, diciamo, romano-germanica più o meno. Nei paesi anglosassoni questa tradizione, gli anglosassoni, poi i normanni che hanno attenuato questa impostazione, è diverso, il sistema è diverso, il sistema common law, fra l'altro negli Stati Uniti è più temperato il sistema del common law, ma questi concetti, per esempio i concetti come io cercavo di spiegarli, non lo capivano, e quindi tutta la polemica giornalistica, cioè, veniva fatta su degli equivoci colossali. Io mi sono reso conto che quando si fanno anche, io sento tante volte dibattiti politici, non so, o culturali, se uno non chiarisce preliminarmente il significato delle parole, allora, a questa parola noi attribuiamo questo significato e basta, e se no non ci si capisce. Certo. Se uno dà un significato e quell'altro ne dà un altro, è un dialogo tra sordi, e questo era un dialogo tra sordi. Certo. Loro non capivano l'impugnazione, e lì c'è il verdetto non motivato di una corte fatta da cittadini comuni. Da noi c'è il magistrato professionale, i cittadini comuni ci sono, ma sono inquadrati in una corte che è presieduta da un magistrato di carriera con un consigliere a latere, e che deve motivare, deve rendere conto di come ha deciso. Io ti condanno per questo, 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 le prove, la valutazione. Invece là, verdetto. E poi, mentre da noi la regola è l'impugnazione, cioè le sentenze possono essere impugnate, perché c'è questa possibilità di una continua verifica della correttezza della decisione. Là l'impugnazione è un fatto, da quello che ho capito, poi può darsi che è un fatto abbastanza, non è un fatto indispensabile, che si verifica regolarmente nei processi, deve essere ammessa, deve essere valutata. Poi non so, dice il bis in idem, il discorso dice, ma Amanda non può, allora Amanda diceva, io sono stata condannata ma sono stata anche assolta, e dice, come fanno a, ma è lo stesso processo, perché da noi c'è l'impugnazione. Certo. Adesso è finito e non potrebbe essere ricelebrato, adesso sì. Anche da noi c'è il sistema, c'è il ne bis in idem, e da loro c'è questo double, divieto del double jeopardy, no? Questo, ma non c'entra niente. Per cui io mi sono trovato, poi era un continuo, tante volte uno doveva, mi diceva, anche invitato dal capo, visto che c'era questa pressione mediatica, i capi degli uffici, questa pressione mediatica e questa ignoranza delle regole del nostro sistema, diceva proprio, è giusto che uno spieghi perché. Certo. Ma ecco, che la pressione mediatica, appunto, quanto incide poi nella, diciamo, nella, non nella valutazione, comunque nella serenità
il giudizio, perché questo è stato uno dei più grandi processi mediatici del secolo. La pressione mediatica non fa bene, soprattutto perché, mi scusi, molte volte purtroppo il mondo giornalistico non è adeguato. Cioè, io mi sono trovato di fronte a letture delle stesse vicende processuali, dico, ma questi a quale processo hanno assistito? Io ne ho visto uno, questi ne hanno visto un altro. Cioè, ecco, quindi se la stampa riuscisse più a informare e invece di, purtroppo succede che invece molte volte tendono a correre dietro a quelli che sono i sentimenti, l'emotività della popolazione, questo purtroppo è, e allora è...